Buongiorno a tutti e bentrovati con Metropolis, una buona giornata insieme, un venerdì ovviamente ricco di argomenti da affrontare con le vostre telefonate, come sempre fino alle 14.30 parleremo di attualità, di politica, di cronaca e poi ovviamente nella seconda parte con Metropolis Calcio anche di calcio. Intanto saluto subito i nostri ospiti qui, Luca Nuvoli, sindaco di Arese del PD, buongiorno. Buongiorno e bentrovati a tutti. Bentrovato anche Alberto Villa, sindaco di Pessano Combornago. Forza Italia. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno anche a te, ovviamente ai nostri telespettatori. Oggi è Saint Charles de Foucault. Allora andiamo a vederne un'immagine, tra l'altro una storia che potrebbe essere molto moderna e di esempio, nonostante ovviamente si riferisca a parecchio tempo fa, perché lui apparteneva a questa famiglia francese, una famiglia nobile, agiata, dove aveva fatto prima la carriera militare e poi aveva vissuto alla ricerca dei piaceri, contando proprio su un patrimonio familiare. Quindi potrebbe essere uno di quei ragazzi moderni di cui parliamo. Poi però ha avuto proprio un momento di grande introspezione, caratterizzato poi dall'incontro con Dio, e quindi cosa ha fatto? Ha iniziato a mutare questa irrequietezza dei piaceri per andare a una dimensione più spirituale, dove proprio ha avuto questa vocazione religiosa e alla fine è mancato povero costruttore di pace. Diciamo che questo è la sua santità, un esempio di testimonianza di possibilità di conversione, o più generalmente, se vogliamo poi ampliarla tutta, anche di cambiare la nostra vita, anche se sembra aver preso un indirizzo piuttosto che l'altro. Allora andiamo subito, visto che iniziamo la nostra giornata, a capire anche che tempo farà e il nostro appuntamento con le previsioni meteo. Nico Schiodetto, buongiorno. Ciao, buona giornata a voi, ciao Stefania, bentrovati a tutti. Ciao, allora che tempo farà nelle prossime ore, ma anche domani, insomma ci accingiamo a un weekend importante? Sì, è un weekend dai due volti sulla Lombardia e oggi, anche questa sera, piogge, rovesci dappertutto con neve a quote elevate in montagna, oltre i 2000, poi nottata calo della quota neve sulla Valtellina, quote molto basse qui perché piano piano tornerà aria fredda e precipitazioni che proseguiranno fino a domani mattina, quindi fino a domani mattina maltempo. Da domani pomeriggio inizia un po' a migliorare, ci saranno dei rasserenamenti. Domenica difatti è una bella giornata, sarà la giornata migliore di questo weekend, soleggiata anche a Milano con venti di tramontana e temperature del pomeriggio sotto gli 8-9 gradi, di notte valori di zero addirittura al di sotto. Prossima settimana poi ritorna il maltempo invernale, addirittura sembra possa esserci nuova neve a quote molto basse tra lunedì sera e martedì mattina. È ancora presto, però appunto tornerà sicuramente la neve almeno sulle nostre montagne. Insomma, che ci puoi dare, grazie. E tra l'altro devo dire che è diventato, ormai fa buio prestissimo. Ieri ho preso la bimba a scuola e mi ha detto: ma sei venuta di notte a prendermi? No, è il pomeriggio. Sono le giornate più corte queste? Sì. Più o meno siamo, la giornata più corta in realtà è proprio con l'avvio della stagione invernale astronomica, nel senso come giorna, compreso alba e tramonto. La giornata più corta con minor luce è quindi attorno al 22 dicembre, mentre la giornata, nel senso il tramonto, quando arriva prima, è con Santa Lucia il 13 dicembre, quindi sì, più o meno sono queste le giornate in cui abbiamo minor luce durante il pomeriggio. Nico, ti lascio andare, ma visto che tra poco parleremo della conferenza sul clima, che sarà ovviamente molto importante per il futuro del nostro pianeta, ti chiederei se c'è qualche cosa che voi notate in questi giorni, in questi mesi. Noi abbiamo parlato fino a poco tempo fa del caldo anomalo che aveva fatto fino ad ottobre. Voi che siete meteorologi e poi studiate proprio il clima come cosa a sé, non quello che noi possiamo fare per il clima. Sì, i cambiamenti sono lampanti, anzi la parte del Mediterraneo, dell'Europa, è stata quella che ha subito di più i cambiamenti climatici a livello globale. Ovviamente quando si guarda questi cambiamenti bisogna vedere dati da tutto il mondo, e quello che ci fa vedere è come negli ultimi anni abbiamo sempre temperature ben oltre la media, anche in Italia. Non facciamoci confondere da questo novembre che è partito con condizioni invernali con la neve, perché fino a ottobre abbiamo avuto tutti i mesi in serie
con ondate di caldo e temperature anche 2-3 gradi oltre la media stagionale. Medie parliamo tra il 1990 e 2010, perché se guardiamo quelle di 50-60 anni fa praticamente prenderemo paura. E i cambiamenti climatici, voglio dire, è che spesso non vuol dire che non nevica più, non piove più, solo siccità, vuol dire che proprio i fenomeni estremi ricorrono con una maggiore frequenza, si sono abbassati i tempi di ritorno. E l'abbiamo visto nei nostri nubifragi qua, dove i sindaci qui presenti hanno dovuto lavorare parecchio. Grazie Nikos! Ciao, buon weekend a Ciao, voi! Ciao, buon weekend a tutta la redazione. Beh, loro sono stati anche a studiare proprio il fenomeno, quindi questa è una parte ovviamente diversa, c'è una parte di consapevolezza di cose che possiamo fare noi, dall'altra quello che poi è lo studio e il dove stiamo andando nel dettaglio. Voi come sindaci avete avuto proprio avete toccato con mano quello che è il cambiamento climatico nelle vostre zone, perché i danni sono stati parecchi. A parte che noi siamo in un periodo dell'anno dove viviamo col terrore della neve, ecco, collega potrà essere d'accordo, perché il periodo, come dire, cioè ogni volta che vedo le previsioni del tempo sono lì che un po' di preoccupazione. No, purtroppo sì, perché da quello che è successo a luglio, che è ovviamente un fenomeno che non è legato a temi di carattere politico, ha fortemente colpito le nostre comunità. Un comune come il nostro ha subito tanti danni, ma se li paragoniamo rispetto ad altre zone, penso alla Martesana, tutta quell'area là, sono stati decisamente contenuti, e questo ovviamente poi si somma anche con l'irrequietezza delle persone, perché fenomeni del genere hanno poi un momento di ritorno, di sistemazione, che sono momenti lunghi, perché risistemare il territorio dopo magari che l'hai sistemato ritorni nuovamente a dover subire fenomeni di questo tipo, poi richiede una complessità di gestione che i comuni fanno fatica a sostenere. Noi ovviamente abbiamo bisogno di essere aiutati su questo, adesso ci sono anche tanti iniziative da parte Regione Lombardia, Città Metropolitana, su tutto il tema della protezione civile, perché dobbiamo evidentemente cambiare anche noi un po' il paradigma di come gestiamo queste situazioni. Non è più il nubifragio che poteva accadere 5, 6 o fino a 10 anni fa, che lo mettevi in conto nelle cose, questi sono danni che hanno una ricaduta più importante, anche con una cadenza maggiore. Assolutamente, ma infatti poi è lì che abbiamo iniziato ad accorgersene. Poi il nostro titolo parla chiaro, e tra poco, appunto, visto che l'ha chiesto anche Papa Francesco, iniziamo a sensibilizzarci un po' tutti, però ce ne siamo anche accorti da quello che è successo a noi in prima persona, perché poi finché il discorso clima rimaneva una cosa, ma sì, i figli, le nostre figlie, ci sembrava tanto lontano, poi magari sbagliando magari no. Anche guarda, allora scusate, io rubo 5 secondi perché devo fare una cosa, sì. Devo salutare mia figlia Benny, che è a casa con la febbre, perché il freddo, poverina, colpisce tutti, e allora siccome questa volta mi sta guardando gli ho detto il papà ti saluta, quindi ciao Benny. Detto questo, ciao Benny. Amore, ti salutiamo anche noi, mi raccomando, a casa, dall'asilo, speriamo guarisca presto. Fatta questo sì, simpatico siparietto, vengo alla risposta alla domanda. Come diceva il collega, oggi noi siamo in questa situazione particolare in cui devi proprio cambiare la programmazione, no? Se noi applicassimo un principio del darwinismo, cioè oggi la sfida è adattarsi, e per adattarsi ovviamente servono risorse economiche, e ovviamente bisogna avere anche questa capacità di programmare. Io racconto sempre un po' questo aneddoto. Io sono sindaco dal 2016, il primo nubifragio importante l'ho affrontato nel 2017, l'estate del 17, e sembrava una cosa, come dire, isolata, una di quelle cose che capitano una tanto. Negli ultimi anni invece ci siamo accorti che c'è un fenomeno all'anno, quindi anche nel modo in cui tu programmi la manutenzione del verde, gli interventi straordinari, cioè devi riprogrammare il tuo modo di intervenire, però questo è un pezzo che tu fai a valle. Cioè, alla fine, per contenere gli effetti a valle. Dall'altro lato, bisogna che gli altri enti abbiano invece un'attività di programmazione di lungo periodo, senza però, e questo io dico come rappresentante di Forza Italia, scadere in una regressione dal punto di vista economico. Cioè noi siamo sviluppisti, noi crediamo nel progresso e crediamo che l'evoluzione tecnologica e scientifica sia un alleato in queste sfide per produrre energia in modo consumando di meno, in modo più sostenibile, ma anche per produrre tutti quelli prodotti, beni e servizi che sono necessari alla nostra vita in modo sempre più sostenibile.
queste sono le sfide che dobbiamo vincere, quindi non rinunciare ma migliorare la qualità della nostra vita. E infatti è proprio quello che ha chiesto Papa Francesco, e cerchiamo di capire adesso perché per lui è così importante il tema della transizione ecologica, perché sarebbe proprio volato a Dubai in questi giorni a, appunto, per affermare davanti a tutto il mondo che si può e si deve cambiare. Poi abbiamo questa news che abbiamo appena preso dal SIR, il servizio di informazione religiosa, che appunto a Dubai Cardinal Parolini 2-3 dicembre per portare il contributo del Papa. Perché? Perché facciamo un piccolo aggiornamento sulle condizioni anche di salute, visto che era probabilmente il momento più atteso. Sul Papa, sempre dall'agenzia, andiamo a vedere appunto come sta, perché permane l'infiammazione polmonare, la difficoltà respiratoria, e quindi le condizioni sono stazionarie comunque, cioè non ha febbre, ma appunto sappiamo che ha una storia comunque un po' di difficoltà per quanto riguarda la debolezza polmonare, e quindi purtroppo non potrà esserci in prima persona. Questo non significa che non cercherà di spingere i paesi a decidere per delle risposte e delle azioni che devono essere concrete. Sicuramente. Poi mi fa sorridere che noi viviamo però in un periodo di grandi contraddizioni, no? Cioè tu la COP28 la fai a Dubai, che è il posto penso oggi meno sostenibile sulla faccia della terra, insieme agli altri Emirati, no? Quindi poi noi abbiamo sempre questo stridere tra le parole e i fatti, però è indubbio che un'azione vada intrapresa, deve essere un'azione coordinata. Noi siamo contro la colpevolizzazione tout court dell'uomo, come si faceva prima, ne riconosciamo le concause che vanno messe però in uno scacchiere più ampio, e ripeto, le risposte non possono essere che quelle che guardano a un miglioramento degli standard di produzione. Voi pensate solo che se ne parla pochissimo, ma dal 2026 in Europa entrerà in vigore la carbon tax, che è una cosa che rivoluzionerà il modo di produrre in Europa ma anche nel resto del mondo. Cioè ogni prodotto che verrà realizzato dovrà avere una scheda che quantifica quanto inquinamento produce il suo essere realizzato, e se non c'è questa scheda, per essere importato in Europa sarà soggetto a pesanti dazi. In questo modo noi finalmente riusciremo ad avere anche una competizione alla pari con alcuni mercati come quello cinese, come quello indiano, che oggi invece approfittano di manodopera a basso costo ma anche dell'assoluta assenza di qualsiasi tipo di standard ambientale nella produzione dei manufatti. Ecco, poi cioè, sia il Papa che il segretario generale dell'ONU hanno detto una cosa, ovvero che comunque senza la pace non possiamo pensare al clima. Se con tutte queste guerre invece bisogna che diventi una priorità, e poi la transizione passa anche dalle energie, dalle fonti che siano sostenibili. Ah, io sono convinto che questo tema del clima sia fortemente correlato anche alla situazione di politica estera che noi stiamo vivendo, e lo sarà sempre di più anche in futuro, perché è ovvio che in un momento in cui si sta trasformando il mondo, quindi ci saranno delle aree che prima ancora di altre saranno soggette ovviamente in maniera negativa al cambiamento climatico, questo si porterà dietro tutta una serie di conseguenze, ma pensiamo al tema dell'immigrazione, pensiamo alla lotta per accaparrarci alcune risorse energetiche, quindi è ovvio che il tutto si deve tenere insieme in una visione complessiva, no? Cose che sembrano tra di loro distanti, poi ci rendiamo conto che c'è un fil rouge che comunque le tiene unite tutte. È ovvio che noi come paesi occidentali, in particolare l'Italia, stiamo facendo molto su questo tema, sappiamo anche che però il grande vulnus sono i paesi che sono in via di sviluppo, quelli che comunque si sono sviluppati in tempi più tardi rispetto ai nostri, che sono, penso alla Cina, penso all'India, sono tra le cause principali, come dire, dell'inquinamento e delle emissioni di sostanze non inquinanti, ovviamente secondo il principio per cui loro si stanno sviluppando adesso, non siamo noi la causa di quello che c'è stato fino ad ora, quindi non rompeteci le scatole. Questo la banalizzo un po', però è un concetto sul quale dobbiamo combattere, quindi la cooperazione diventa da questo punto di vista essenziale. Così come ovviamente ci vuole una certa radicalità, che non vuol dire estremismo, nel cambiare anche quelle che sono le nostre abitudini, quello che è il nostro modo di pensare, per esempio le città, il nostro modo di pensare le aziende, il nostro modo di pensare il vivere. Quindi non sono soltanto temi lontani di alta politica estera, ma anche cose sulle quali quotidianamente possiamo incidere, noi come amministratori siamo comunque obbligati anche a seguire. Allora fatemi sentire, l'abbiamo fatto aspettare tanto il nostro telespettatore, scusateci, ovviamente cercherò di essere
essere più pronta a rispondere le vostre telefonate che vedo che arrivano. Volevo mostrarvi un'altra agenzia sempre su COP28, perché l'esito non è scritto, non è che siamo andati in una direzione dove non si può dare una frenata, ma appunto l'augurio qual è? Cioè che gli stati partecipanti poi aumentano i target di riduzione delle emissioni e quindi di diffusione delle energie rinnovabili e quindi diciamo che il segretario generale di Green Accord parla anche di una cooperazione per sbloccare anche dei fondi a favore delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo, perché poi sono sempre, come anticipava Nuvoli, sono sempre i più poveri quelli che poi certo. prendono per primi le conseguenze di alluvioni, di nubifragi e quant'altro. No, questo è chiaro. Qui noi rischiamo un paradosso, no, su queste partite, che giustamente oggi i paesi in via di sviluppo, soprattutto l'Africa centrale, che sta vivendo una grande fase di sviluppo dal punto di vista tecnico, tecnologico, sociale, quindi giustamente per svilupparsi tu devi consumare, devi investire, devi produrre. E non è che possiamo pensare, nel nome dell'ambientalismo, di frenare il loro sviluppo, perché questo vorrebbe dire aumentare il divario. Cioè le due cose devono stare insieme. Qualcuno dice: ma scusate, voi in Europa vi siete mangiati tutta la CO2 necessaria per arrivare a quel livello di sviluppo, adesso che noi vogliamo tirarci in pari, che siamo finalmente nelle condizioni, ci bloccate perché non possiamo inquinare il pianeta. Quindi ecco, capiamo che queste due cose devono stare insieme. Quando noi diciamo che dobbiamo coniugare la civiltà con lo sviluppo, con la sostenibilità, vuol dire mettere insieme tanti pezzi. Vuol dire che ovviamente a questo sviluppo deve contribuire l'Europa. E l'Europa però lo sta già facendo in maniera importante. Chi si deve aggiungere a questa corsa sono quegli stati che hanno già raggiunto un certo livello di sviluppo industriale, ripeto, la Cina, l'India, il Pakistan, tutta quella zona del Medio Oriente, che ha raggiunto un ottimo livello di sviluppo industriale, ma ancora dal punto di vista ambientale non sta facendo nulla. Ah, devo andare in pubblicità tra poco, restate con noi. Eccoci in studio. Allora, da casa dicono sì, parla di adesso l'ho perso, di clima climatica, ma poi non vogliono area B e area C. Penso che ce l'abbia. Ce l'hanno con me. ma è chiaro, cioè il tema non è il non volere area B o area C. Io quello che dicevo prima, cioè noi dobbiamo coniugare la vita delle persone con l'adeguamento ai cambiamenti climatici, perché sennò, per estremizzarla, come qualcuno anche negli Stati Uniti l'ha detto, la roba migliore che possiamo fare per il pianeta è estinguerci. Io penso che nessuno voglia estinguersi, quindi dobbiamo far coniugare due cose, area B e area C, intese come sono state intese, sono delle tasse che vanno a colpire le persone più in difficoltà, perché se tu sei ricco cambi la macchina e non hai nessun problema, se tu sei povero non cambi la macchina, te ne stai in periferia. Questo è l'effetto sociale che viene prodotto da queste due misure. Allora, io vorrei farvi vedere, visto che ce lo stavano chiedendo da casa, sì, c'è un'esortazione del Papa, è il Laudate Deum, noi ce l'abbiamo, ve lo mostriamo. Mentre andava questo video così forte, così intenso, il nostro discorso era: questo è un tema di cultura generale che interessa a tutti, sulle quali però quando poi iniziamo a fare i primi passi concreti, adesso io, il climatologo che dice non lasciamo le porte aperte dei negozi, allora poi ci sono i commercianti che però dicono però io tengo le porte chiuse, mi entra meno gente, allora diciamo spegniamo le luci un po' la sera, no, ma c'è il tema della sicurezza, quindi è
anche difficile e bisogna mettersi un po' nell'ottica di fare un po' tutti il primo passo. Allora, non voglio fare mettere giù la telefonata, poi vi faccio intervenire su questo. Pronto? Pronto? Buongiorno, chi parla? Buongiorno Stefania, buongiorno, sono Rosario. Ben trovato. Ben trovato a te e ai tuoi ospiti. Io vorrei capire come fa, pochi mesi fa hanno detto che Milano è la città più inquinata al mondo. Cioè, dire una cosa del genere. Chi è che ha detto? Dove ci sono città come Nuova Delhi, il Cairo, città del Messico, 20 milioni, 25 milioni di abitanti, con auto a chilometri zero, cioè euro zero, anzi meno zero. Dire che Milano è la città più inquinata al mondo, che siamo poco più di 1,5 milioni di abitanti, Milano città fa. Dire una cosa del genere è assurda. Io sono stato in Sud America. Allora, hanno detto che è stata la terza città più inquinata al mondo secondo i dati di una piattaforma. Di fronte a Pechino, di fronte a questa città qui, come si fa a dire una cosa del genere? Cioè, sono città che hanno macchine, addirittura il Cairo hanno macchine che vanno ancora a benzina, vecchissime. Cioè, sono cose che sono... rasentano l'assurdo, queste cose da dire. Cioè, bisogna girare un po' il mondo prima di dire una cosa del genere. Grazie Rosario. Ciao, buona giornata. Ciao. In realtà si riferisce proprio alla classifica di questa azienda, che comunque ha dei metodi, non è che ognuno ha i suoi metodi, no, per fare le rilevazioni, però questa in particolare non toglie che, a differenza poi di quello che uno può valutare, prendere i dati, anche poi noi siamo abituati, voi politici ci insegnate che poi i dati dobbiamo sempre filtrarli, no? Capire che l'aria di Milano è di pessima qualità e vi abbiamo mostrato più volte le zone rosse, molto spesso sono sopra le scuole, nelle zone più trafficate. Telefonata, pronto? Buongiorno carissima. Buongiorno. Mi fa rispondere a Rosario? Sì, però cioè, non facciamo poi il circolo che vi rispondete tra voi, perché no, poi facciamo Stefania, una telefonata sola. Rosario si meraviglia. Ma noi qui ci hanno obbligato a cambiare le auto, ma il problema non era il motore, il problema era il carburante. Di cosa stiamo parlando? Cioè, dietro questa forma di pseudo che siamo tutti ambientalisti, c'è dietro qualcosa che è latente, c'è dietro una, come dire, che alla classe politica fa comodo tirar fuori questo nelle campagne elettorali. Guardiamo i Verdi, che sono 30 anni che sono diciamo in politica sempre con questa. Il problema è che nessuno poi, quando arrivi a dover fare le cose, nessuno le fa, perché dice no, ma tanto guardate, non è li faremo più in là, non è problema di questa legislatura, è avanti così. Prima o poi tanto il clima ci ucciderà, punto e a capo. Stefania, Carlo, oggi sono ti saluto. Molto... Sì, perché sei molto arrabbiato, ti ho sentito, però sicuramente è un tema che ci tocca, poi lascio a voi rispondere ai nostri amici. Proviamo a mettere insieme i punti, no? Io in tutte e due queste due telefonate trovo dei pezzi che condivido e dei pezzi che non condivido, ok? Senza entrare nella ricerca, io non l'ho vista, non l'ho letta, non conosco la metodologia, quindi non la commento. Faccio due riflessioni. In realtà non la conosciamo neanche noi, cioè io ho preso gli articoli che sono usciti su questo e vi ho detto dei dati. Quindi, in attesa dell'abolizione del Monte Turchino, noi sappiamo che in pianura padana abbiamo una tematica di ristagno d'aria. La pianura padana è estremamente, folta di attività anche imprenditoriali e soprattutto fa freddo, quindi abbiamo anche l'accensione dei riscaldamenti che in altre zone del mondo non ci sono. Ed è circondata dalle montagne che la, esatto, che la fanno è una nostra pentola a pressione. In questa condizione però è altrettanto vero che il tema di prenderselo con le automobili è una parte residuale, cioè noi abbiamo visto che il grosso dell'inquinamento viene appunto dal riscaldamento e dall'attività imprenditoriale. Per questo dicevo anche nel mio intervento di prima che il nostro alleato è lo sviluppo tecnologico, perché se tu a Copenaghen scii sul termovalorizzatore vuol dire che la tecnologia per far convivere le necessità del vivere urbano con l'ambiente c'è, e noi dobbiamo spingere sempre più in questa direzione. Allo stesso tempo non dobbiamo però
mortificarci, perché noi siamo ad un ottimo livello di tenuta ambientale. È vero, ci sono parti del mondo dove, come dicevo prima, stiamo a zero. Sul tema della politica che non fa, anche qui io non sono d'accordo con il nostro telespettatore, perché noi dobbiamo guardare cosa può fare, soprattutto noi amministratori locali. Se noi ci guardiamo indietro e prendiamo, so, 30 anni fa, guardiamo i dati della raccolta differenziata di 30 anni fa e guardiamo i dati di oggi, è vero, a Roma c'hanno ancora il sacco nero e si sono alternate amministrazioni di tutti i colori, come è vero che ci sono paesi del sud con punte di eccellenza nella raccolta differenziata. Quindi questo è quello che dobbiamo fare. Ognuno di noi è chiamato a fare il suo pezzettino, è chiamato a dare il suo contributo, ma io penso che nel corso degli anni, soprattutto dove ci sono state delle amministrazioni locali responsabili, quello che si poteva fare è stato fatto e si continuerà a fare. Tra l'altro, una delle cose più importanti l'ha detta anche il meteorologo prima, perché ha detto non ci sono confini in questa cosa, è un tutt'uno, ed è secondo me anche parte del messaggio poi sul clima in generale, ovvero che non è che puoi limitarti, poi si estende, è un problema globale di tutta l'Europa anche volendo. No, ma assolutamente no. Faccio un commento, una battuta veloce al video che abbiamo visto prima. Siamo chiamati a salvare sia terra che anima, no? Quindi se ne occupa pure il Papa, non possiamo non dargli ragione. Ma battuta a parte, è vero, non ci sono confini, l'inquinamento non è che segue una zona particolare, una città particolare o altro, serve una visione d'insieme, e credo che su questo c'è il grande dilemma rispetto al rapporto che c'è tra la città di Milano e poi il resto della città metropolitana, dove evidentemente Milano è chiamata a prendere delle scelte importanti, perché è quella che in un qualche modo ha i problemi maggiori, ma è anche quella che deve tenere in considerazione tutti quelli che sono gli aspetti legati agli altri comuni. Infatti, rispetto ad una certa radicalità che sta avendo la giunta Sala, io non è che non sono d'accordo rispetto alle misure che vengono fatte, perché su Area C onestamente secondo me è stata fatta la scelta giusta, anzi forse bisognava usare un po' di più, ma perché sappiamo che esiste anche un centro ben servito a livello di trasporti, dove tutte queste difficoltà al netto di cause specifiche non ce ne sono. C'è tutto il tema però di come tu, nel momento in cui fai Area B, garantisci la possibilità per chi abita nei comuni attorno di poter raggiungere la città di Milano in maniera alternativa. E vede, questo è il grande problema, quello dei trasporti pubblici fuori dalla città di Milano. Io credo che però bisogna anche un po' osare. Se noi facciamo un po' di memoria storica, io ero piccolino negli anni 90 quando ci hanno obbligato a cambiare le auto che non avevano più quelle che non avevano la marmita catalitica, e anche in quel caso ovviamente si è andati incontro a delle situazioni dove c'erano delle oggettive difficoltà, spesso per molte famiglie economiche, per cambiare l'auto. Poi eravamo anche in un contesto diverso, non ci bisogna fare la storia, però si è usato e si è andato verso quella direzione. Oggi secondo me siamo chiamati a fare scelte radicali simili a quella, e la politica, che credo che su questo tema abbia un po' la necessità di buttare il cuore oltre l'ostacolo. Sono d'accordo che non debba essere colpevolizzato nessuno, non è questo secondo me il tema, ma neanche, come ha detto qualcuno in Regione Lombardia, che non ci sono responsabilità dell'uomo, ecco. No, però visto che ci siamo spostati inevitabilmente poi sul tema dei trasporti, ci si chiede a volte di usare anche più i mezzi pubblici. Allora, sul mezzo pubblico, in particolare il treno, che consente molti pendolari di andare avanti e indietro anche dalle città, c'è una grossa polemica, della quale tra poco, dopo la pubblicità, parleremo, perché Salvini ha definito indegni, inaccettabili lo sciopero dei treni, dicendo che non lo farà mai più. Dall'altra parte Bombardieri ha risposto e ha detto che Salvini deve stare dalla parte di chi perde la vita lavorando, e quindi che lo sciopero è più che legittimo. Ne parliamo dopo la pubblicità. Rieccoci. Allora, come vedete le nostre spalle, questa è la nostra webcam che sovrasta Telenove e anche parte di Milano. Allora vediamo qua, il tempo effettivamente non fa una piega, da quello che ci ha detto il meteorologo. Ci piace sempre dare un'occhiata fuori, proprio una finestra sul nostro mondo. In particolare vediamo la gru anche che live gira e lavora, poi vedremo anche i lavori. Praticamente come anche guardare un po' il cantiere. Umarell. Sì, c'è il trenino, no, che porta in giro, noi lo facciamo seduti comodamente. Vediamo in primo piano oggi, calendario di oggi. Per vivere davvero bisogna essere coraggiosi, incoscienti, impavidi, fragili e sognatori. La frase di Roberto Pellico, bella però. Sì. Sì.
abbastanza, non troppo forse, ma non troppo empatici. Leggevo nelle news che scorrono sotto, no? In sovraimpressione, che l'80% degli italiani non hanno più speranza, non hanno più uno sguardo al futuro, sono demotivati. Ecco, questa è una cosa brutta che penso faccia il paio, e penso che noi abbiamo... chi come me, mi metto nel calderone di chi si occupa di politica, le nostre colpe. Il fatto che la gente non vada più a votare è emblematico di questo fatto, del fatto che oggi abbia perso la speranza verso il futuro e pensa che qualsiasi cosa accada le cose non miglioreranno. Io invece penso che ognuno di noi sia responsabile del proprio futuro e che sia chiamato ognuno di noi con le sue piccole azioni quotidiane a cambiare il mondo intorno a sé, partendo da quello che può cambiare lui. Assolutamente. Telefonata? Pronto? Ascoltateci dalla cornetta, buongiorno. Vediamo se... Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Michele. Ben trovato. Senta, io sono uno di quelli che non va più a votare, ma tornerei a votare se mettessero con un decreto di legge, visto che ne fanno tanti, il beneficio dell'inventario. Cioè, dopo un anno o nove mesi che decidano loro, portare questo politico che ha fatto tanti bla bla bla, tante promesse, e dire, vabbè, cosa hai fatto di questa cosa? Se la risposta è uguale a zero, molto gentilmente si dice al politico, forse non è il tuo mestiere, è bene che incominci a preparare la malta, come fanno tanti muratori, o come tante persone fanno la gavetta e poi torni qui ad occupare il tuo posto, ma per il momento non sei adatto. Va bene, almeno Michele. Le palle le sanno raccontare tutte, va bene? Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Sì, in realtà questo c'è dopo alla fine del mandato, no? Sì, è un po' il bilancio, però lui dice anche un po' prima, nel senso che poi a volte uno si prende la poltrona e ci resta. No, poi faccio questa battuta, non è un caso che i sindaci godano di maggior fiducia rispetto agli altri, perché guardano in una guardano in una prospettiva di 5 anni, perché proprio il continuare a far politica guardando a un anno, a 6 mesi, quello è il disastro della politica, perché non siamo più capaci di fare visioni strategiche, ma guardiamo il consenso. Questo credo che sia un problema a livello politico generale, che grazie a Dio i sindaci riescono in qualche modo a scamparla, ecco. Eh sì, e poi anche, se vogliamo, il rapporto con il cittadino, certo, nel senso che io il sindaco lo vedo, lo conosco, so chi è la sua famiglia, la sua casa, cioè. Questo è vero. Poi il collega dice una cosa grande, io quando tanto parlo con i miei cittadini dico, ma voi sapete quanto ci vuole a fare una rotonda? Ci vogliono 2 anni. Cioè tu da quando decidi a quando la realizzi, minimo ci vogliono 2 anni. Ma non è che per cattiveria, perché ci sono una serie di step burocratici, ci sono una serie di passaggi che vanno fatti. Cioè la politica purtroppo, per colpa della burocrazia, ha delle limitazioni all'intervento e ha dei tempi obbligati che ti costringono ad avere determinati tempisti. Quindi riciclabili quando le ha pensate, Sara. Infatti io sono per il settennato mandato alla francese. Beh, ma non a caso Pisapia, ma anche Sala hanno tagliato tanti nastri di idee iniziate tanti anni fa. Cioè la M4 non è che l'ha inventata Sala, neanche Pisapia, neanche la Moratti. Attenzione, cioè, perché ci è arrivato un messaggio, visto che l'hai citata. Adesso ritroviamo. Stiamo aspettando da 40 anni il prolungamento della M3 per Paullo. Sala ha interesse a far entrare le auto a Milano per sanzionare e fare cassa. Vabbè, poi ne parleremo anche in un altro momento. Pronto? Buongiorno Stefania, sono Vincenzo, chiamo da Roma. Buongiorno Vincenzo, ben trovato. Volevo dire che molta speranza io la nutrivo, come tanti, in questo processo di cooperazione commerciale che era stato innescato dalla globalizzazione. Era un po' l'utopia kantiana che si realizzava, della pace perpetua fondata sulla unità economica del mondo, insomma, la cooperazione commerciale. Io devo dire che questo processo sembra arenato, e comunque riguardo alla politica c'è stato un ministro del primo governo Berlusconi, Francesco D'Onofrio, che aveva comunque avviato delle politiche di collaborazione con il Ministero dell'Ambiente per portare avanti delle iniziative educative verso i bambini che potessero imparare il rispetto dell'ambiente, il rispetto di comunque comportamenti in futuro virtuosi, diciamo, rispettosi verso la tutela del clima anche. E tu dici, sarebbe bello riprendere questa cosa? Sì, è stato comunque una traccia del Ministero della Pubblica Istruzione guidato da Francesco D'Onofrio, che aveva dato comunque uno spunto che poi non è stato colto, perché quel governo durò 7 mesi, però
i governi successivi non hanno poi colto questa sinergia tra Ministero dell'Ambiente e Ministero della Pubblica Istruzione e anche dell'Università della Ricerca, devo dire. Grazie Vincenzo. Grazie. Ciao. Beh, è anche proprio il discorso che facevamo anche delle durate, perché in questo caso lui dice una cosa bella, durata 6 mesi. Sì. Guardo il collega, noi penso, lui come me nei piani di diritto allo studio, noi di queste iniziative ne abbiamo tante, soprattutto fatte magari anche dalle nostre società di gestione dei rifiuti, dell'acqua, eccetera, che propongono davvero progetti anche belli, interessanti ai bambini di tutte le età, e sicuramente è un progetto che, anche se non c'è un piano nazionale in questi termini, le amministrazioni comunali e i comuni sono molto impegnati. Invece, che cosa ne pensate di questo che è una delle notizie del giorno che sta facendo più discutere? Salvini ha detto: lo sciopero dei treni è intollerabile, proteste, scene indegne, con ritardi, treni cancellati, lunghe code di cittadini esasperati, una cosa intollerabile. È mia precisa intenzione in futuro fare di tutto affinché simili scene non si ripetano, anche se auspico che i sindacati evitino iniziative irragionevoli. Però Bombardieri dice: no, per noi è un'iniziativa ragionevole. Allora, faccio due ragionamenti. Io quello che trovo intollerabile sono le affermazioni di Salvini, perché pensare di restringere il diritto allo sciopero è qualcosa francamente sbagliato. Non ho mai visto uno sciopero che per sua natura non crei disagi. Dopodiché io posso avere delle riserve rispetto all'efficacia di questo tipo di strumenti, con un discorso diverso. Io, se fossi un sindacalista, mi domanderei se un tipo di protesta di questo tipo raggiunge quelli che sono gli obiettivi che ci si è prefissati, oppure rischia di creare veramente una spaccatura all'interno del mondo del lavoro, nel senso che poi le persone, anziché solidarizzare con delle giuste istanze, poi rischiano invece di attaccare ulteriormente, quindi alla fine viene vissuto il tutto in maniera negativa. Ma quelle sono delle valutazioni di carattere politico che spetto ovviamente ai sindacati. Però non si può neanche creare dei precedenti, perché poi questo è il tema, il rischio che intravedo nelle parole di Salvini, per cui tu vai a fare delle limitazioni perché crei dei disagi quando fai lo sciopero a livello di trasporto, fai disagi in qualsiasi altra condizione in cui dei lavoratori si astengono dal lavoro, che a me onestamente battute che vengono fatte, viene sempre fatto di venerdì o quant'altro, fanno abbastanza sorridere, perché comunque significa perdere soldi in busta paga, comunque sono attività che viaggiano su turni, quindi si lavora anche il sabato e la domenica, quindi mi sembra tutto veramente un po' superficiale. Sai cosa, Villa, che nell'ultimo, uno degli ultimi scioperi, in realtà quello in particolare che era stato indetto contro il governo, era stato indetto prima di sapere le cosa avrebbe fatto il governo, quindi poi Salvini ha fatto queste affermazioni. E dopodiché chiedo a te, si è scatenato anche un po' un discorso politico, per cui chi non approva il governo Salvini poi aderisce, perché c'è un'adesione altissima di questi scioperi. Altissima, però macchia di leopardo. Ad esempio oggi si temevano i n disagi, invece i disagi sono stati in realtà molto inferiori. Sì, è vero, però, a volte ci aspettiamo molto. Però peggio, è ovvio che nel momento in cui uno sciopero viene annunciato in un certo modo, la prima cosa che le persone fanno, come stamattina, è mettersi in macchina. Stamattina ci ho messo il doppio del tempo per muovermi, perché era pacifico che tra la pioggia e il fatto che lo sciopero annunciato avesse portato tutti a prendere la macchina. Perché poi questo è l'effetto della somma dei disagi. Salvini ha ragione su che cosa? Ha ragione sul fatto che non sia più tollerabile che ogni occasione diventa buona per fare uno sciopero. Cioè, adesso c'è l'incidente in Calabria, fermiamo i treni a Milano. È una tematica serissima, quelli della morte sul lavoro, ma vanno affrontati, come dire, mettendo in campo delle azioni concrete. Ripeto, non sono di carattere normativo, perché noi in Italia abbiamo, io penso, la miglior legge al mondo, che è la 81 del 2001, tra l'altro una legge che venne votata all'unanimità da tutto il Parlamento e che è molto, molto chiara. Bisogna aumentare gli investimenti nei controlli, bisogna aumentare la sensibilizzazione e la cultura di chi lavora, dei datori di lavoro, ma anche dei lavoratori, no? Rispetto al fatto dell'importanza dell'utilizzo dei sistemi di sicurezza e del rispetto delle misure. Detto questo, ritornando quindi al tema degli scioperi, non è possibile che io un venerdì al mese, una volta perché c'è l'incidente, una volta perché il governo fa una roba, una volta ho uno sciopero e blocco il paese. Quindi, e soprattutto una frammentazione enorme delle sigle sindacali, una volta sciopera CGIL, una volta due insieme, una volta tocca ai COBAS, cioè ormai abbiamo veramente uno sciopero a settimana, ecco. Questo crea disagio non finalizzato.
Da casa infatti scrivono e dicono: io non sono salviniano, gli scioperi dei treni e dei mezzi si fanno da decenni e la sinistra non li ha mai risolti, poi infatti venerdì è il solito prolungamento del weekend, e poi una cosa che forse non tutti, scrive un altro, che non tutti i lavoratori sanno è che lo sciopero non coinvolge solo la loro busta paga ma anche i contributi di quel giorno, sì, ai fini pensionistici. E poi diciamo che i dati dell'INAIL parlano che nei primi 10 mesi ci sono state 868 denunce di morti sul lavoro, sono però aumentati più che altro gli infortuni, mentre sono un po' diminuite le morti. Però lì bisogna anche vedere, poi abbiamo avuto l'esempio lampante, adesso ogni giorno c'è un caso di cronaca terrificante, quello del treno era stato uno di quelli che più era stato discusso, proprio perché c'erano i video in cui si vedeva che lavoravano fuori orario, lavoravano in maniera poco sicura, e poi da lì si è scatenato un po' di tutto. No, infatti quello è un tema centrale dove bisogna veramente sensibilizzare tutti. Io ogni tanto ho la sensazione che nel mondo della pubblica amministrazione ci sia molta più attenzione, perché comunque c'è una responsabilità da parte degli uffici, dei comuni, per cui c'è un controllo anche sulle società a cui vengono dati gli appalti maggiore. Il problema è tutta quella selva di piccole e medie imprese, perché poi magari ovviamente per motivi di costo si va a risparmiare su quel lato, dove ci sono magari lavoratori in nero, piuttosto che tante altre situazioni dove evidentemente ci sono, non c'è neanche rispetto di quelli che sono i dispositivi di sicurezza minimali, quindi sì, evidentemente va fatta una cultura. Adesso arrivo alla vostra telefonata, poi vi anticipo già di ascoltarci la cornetta, ma secondo te, cioè, è lo sciopero che pone l'attenzione su questo tema? Ma è efficace? Ritorno a quello che dicevo prima, secondo me inefficace questo tipo di iniziativa, perché secondo me non è controproducente, non crea solidarietà all'interno del mondo del lavoro. Dopodiché quello che contesto sono le affermazioni di un ministro che per non creare disagio allora vai a limitare quella che è un diritto previsto costituzionalmente. Io, se fossi un sindacalista, avrei immaginato manifestazioni, comunque iniziative politiche di altro genere, lo dico sinceramente. Allora devo andare un attimo in pubblicità, tra poco, grazie per l'attesa. Subito telefonata da casa. Pronto? Pronto? E abbiamo cambiato argomento, sì, però se volete chiamare su quello precedente non c'è comunque problema. Perché? Perché c'è questa novità: Luxottica è già partita con la settimana corta a pari stipendio, quindi si lavorerà meno ore, meno giorni, e lo stipendio è lo stesso per i suoi dipendenti, e tra poco farà lo stesso anche Lamborghini. È una novità, una vittoria per il PD? Ma non so se è una vittoria per il PD, certamente per i lavoratori di queste aziende. Secondo me è un grande tema, noi dobbiamo puntare, anche grazie alle nuove tecnologie, come si diceva prima, che cambiano il mondo del lavoro, ma anche il modo in cui le persone vogliono vivere la propria professionalità, verso iniziative di questo tipo. C'è da dire quello che si diceva anche prima, che in grandi aziende, magari in settori dove c'è una marginalità importante, è molto più probabile che si riescano a fare accordi di questo tipo. Il problema sono le piccole imprese o altre tipologie di aziende, per cui questo discorso diventa molto più difficile. Quindi noi dobbiamo anche qui cercare di uniformare il più possibile il mondo del lavoro, però sono convinto che la direzione debba essere quella. Telefonata, pronto? Pronto. Buongiorno. Buongiorno. Chi parla? Chiamo da Brescia, sono Luigi. Ma quando sento Salvini parlare mi pare di sentire i fascisti di una volta, che non obbligavano di fare il sciopero. Lui, io, quella gente lì, mi chiamo paralitici perché... Allora, no, l'ho messo giù, non mi piace. Allora, aspetta, diciamolo con calma, riproviamo. Pronto? Messo giù anche lui, no, nel senso, non è un bel modo di dire, no? Prego. No, sì, adesso no, le al cose di là di questo vanno un po' contestualizzate nel loro tema, cioè adesso Salvini non ha detto voglio cambiare la legge e vietare lo sciopero. Salvini ha detto c'è una proliferazione di scioperi che crea più disagi rispetto a una legittimità garantita ovviamente la Costituzione, che nessuno vuole toccare, e quindi dice diamoci una regolata. Vincenzo scrive: Salvini ha ragione, quando lavoravo i miei colleghi, quando c'era lo sciopero, erano a casa, dopo si veniva a sapere che quel giorno lì facevano un giorno di ferie, questa è la sinistra, ciao.
No, vabbè. Però posso dire che è una grande fesseria, perché quando si rinuncia a una giornata di stipendio e non sono pochi soldi, cioè bisognerebbe essere un po' meno superficiali ed essere anche più rispettosi delle scelte degli altri. Sì. Poi quelli che fanno commenti così sono quelli che hanno sempre fatto i crumire, cioè quindi come dire, non, secondo me si esagera sia in un senso che nell'altro. Ecco, quindi onestamente non condivido queste affermazioni. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Chiamo Giancarlo, telefono da Magenta. Allora, il problema adesso che viene buio, che ci sono tante biciclette senza i fanali e senza i catari frangenti. E poi anche tanti ciclisti viaggiano con la tuta nera. Allora, se la bicicletta, diciamo, ha le luci, anche quelle moderne, senza la dinamo, però il ciclista cade, e chi lo vede in mezzo al nero dell'asfalto? Giù. E poi, dico, io ho 77 anni. Ho sempre tenuto, sono ciclista e automobilista, no? E un tempo, negli anni 60, anche quando andavo a scuola, che magari tornavo alle 5 al buio, così, c'erano i vigili che facevano osservazione se non c'era la luce accesa. Perché adesso questi signori vigili non sanzionano i ciclisti, aspettano che vanno sotto la macchina? Grazie, sicuramente poco calzante con l'argomento, ma comunque rispondiamo. Chiaramente c'è anche forse un obbligo adesso, comunque un obbligo, diciamo, non regolamentare. Non penso che ti diano una multa, perché sulle biciclette c'è la battaglia lì ancora di Salvini, no? Quello della targa, cos'è che era? Della targa, del casco, dell'assicurazione e probabilmente anche giustamente delle luci, perché lui dice: se non l'ho visto, poi lì è un contenzioso. Oh, sì. Sulle vostre strade. Però, visto che stiamo parlando di fuori Milano, no? Di Arese e di Pessano, l'illuminazione è fondamentale, perché in città c'è più luce. No, sì, diciamo che sul tema illuminazione credo di ricevere un'email un giorno sì, l'altro pure. No, certo, il tema è quello. Io devo dire che vivo in una città che comunque ha le piste pedonali messe in sicurezza, la separazione dei marciapiedi rispetto al resto delle strade in maniera come dire ottimale, quindi secondo me c'è un contesto che favorisce la sicurezza, però certi temi ci sono, quindi è veramente grande attenzione. Cioè, la responsabilità non può essere solo quella collettiva di garantire determinate condizioni, ma deve essere anche personale, comunque in certi contesti, di avere la luce, il giubbottino colorato e tutto quello, insomma, che viene richiesto. Poi non so se la soluzione è quello che propone Salvini, forse lì si va un po' all'eccesso, però oggettivamente se i ciclisti vogliono diventare tra virgolette pedoni della strada, non possono immaginare di farlo, anzi non possiamo, mi ci metto anch'io tra i ciclisti, non possiamo però pensare di farlo con le stesse regole e le stesse abitudini che avevamo fino a qualche tempo fa. Ecco. E invece ritornando al nostro argomento, che è quello della settimana corta, è stata un po' una battaglia della Schlein principalmente di diciamo dare un salario minimo, o comunque di dare più tempo anche alla vita privata, perché il 55% delle persone mette a primo posto anche un po' di felicità, di soddisfazione. È uno dei motivi dei grandi anche licenziamenti di questi ultimi anni. Certo è che grosse aziende fanno meno fatica e forse, dico io e chiedo, ci guadagnano anche in termini di pubblicità, cioè è bello lavorare da me, no? Questo certo. Sicuramente è una cosa indotta, che poi tu lo faccia per il bene e ti torni indietro, questo non ne metto in dubbio, però qui i pro sono molto meglio dei contro, nel senso che poi ho visto che il costo è la rinuncia a 5 permessi retribuiti l'anno per coprire altrettanti venerdì liberi, quindi non è poi così tanto inflazionata. Ci sono però realtà, e non sono poche, dove quotidianamente ci scrivono e ci dicono: il mio capo non vuole che io faccia smart working, il mio capo mi vuole allora vedere in ufficio. Qui ci sono più aspetti, no? Io starei su questo che mi piace, okay? Sì. Da liberale io apprezzo quello che succede qui, perché è un accordo tra due parti private, cioè abbiamo il privato imprenditore e i privati lavoratori rappresentati dal sindacato locale, che hanno trovato un accordo, ed evidentemente se c'è questo accordo è perché la produttività non ne risente, perché noi non dobbiamo dimenticarci che il tema della produttività è centrale, perché nessun imprenditore, ma nell'interesse della società, può rinunciare a un quid produttivo.
ok, a parità di costo, perché non esiste, cioè il mercato va verso l'ottimizzazione, cioè produrre un'unità in più pagando un'unità in meno. Quindi in questa prospettiva vuol dire che gli accordi di queste aziende sono economicamente sostenibili. Dove si pone per noi il problema? Quando la settimana corta viene imposta per legge, e allora se viene imposta per legge rischia di far saltare il banco, perché non è sostenibile per tutte le realtà produttive. Ogni realtà produttiva deve avere la necessità produttiva di beni ma anche di servizi, cioè quindi non soltanto la fabbrica ma anche l'immaterialità, di avere un suo equilibrio e la possibilità di stare sul mercato con delle regole chiare e sostenibili. Quindi benvengano questi accordi quando sono tra privati, e anche qui è ovvio che c'è un beneficio per l'azienda anche in termini di pubblicità, e c'è un beneficio per il lavoratore a lavorare in certe aziende, e ci deve essere anche una tensione, una spinta a migliorare la propria situazione lavorativa e andare anche in situazioni stabili. Io ogni tanto mi arrabbio, c'è un caso emblematico che mi rimane in testa, no? Sì. Una persona che dice: ah, ma io c'ho 40 anni, lavoro in una nota catena di fast food e non posso costruirmi una vita familiare. Ma, cioè, bisogna che qualcuno spieghi anche ai ragazzi che quelli sono entry work, cioè sono lavori d'ingresso. Dopo, nella tua carriera lavorativa o all'interno di quelle tipi di realtà, fai un certo tipo di carriera professionale e si stabilizzi, ma se no sono realtà lavorative dove tu entri per un periodo della tua vita sapendo che poi dovrai cambiare, e quindi tu devi formarti, devi continuamente aggiornarti nel corso della tua vita. Cioè non è pensabile, non esiste che arriva lo Stato, ti prende per braccetto e ti porta. Cioè la consapevolezza del sé le persone la devono avere, e noi dobbiamo insegnarle ai nostri ragazzi. Che era un po' il principio dello stage, no? Cioè tu inizi e poi cresci. Il problema qual è? Quando aziende poi non investono mai sui propri lavoratori, contando su chi entra e chi esce in continuazione. Te ne devi andare. E te ne devi andare, però intanto loro stanno in piedi. Tu cerca, tu la pensa a te stesso, un po' di sano egoismo ogni tanto. È quello che purtroppo dobbiamo avere un po' tutti. Poi scrivono da casa e dice: beh, che dire, in una nazione dove chi è alla guida viaggia in retromarcia, c'è un paese che guarda avanti. Certe condizioni sono particolari, ma non lo sono a caso. Cioè, quindi... Poi diciamo che in cima ai desideri, alla lista dei desideri di italiani, poi ditecelo voi, io sto leggendo anche i vostri messaggi, se è così o no, c'è proprio quello della settimana corta lavorativa, perché comunque ti darebbe più libertà, forse anche più un modo di far girare l'economia, perché poi in quel giorno qualcosa fai. No, ma io sono d'accordo, ma allora... Io no, quello che non condivido del collega è questa idea che si debba ridurre la questione soltanto ad un accordo tra privati, perché nei casi di imprenditori illuminati, o in questo caso che hanno evidentemente un ritorno date le condizioni, si riescono a fare passi in avanti in tal senso. In altri spesso prevale la cultura anche conservativa. Ora, noi non credo che siamo nelle condizioni di poter imporre la settimana corta al sistema produttivo italiano, però secondo me noi dobbiamo creare le condizioni affinché questo nei prossimi anni diventi qualcosa di reale. Guardiamo lo smart working, che è qualcosa ormai in parte sdoganato, io vedo anche all'interno della nostra pubblica amministrazione, ma ci sono anche molti casi di conservazione per cui per principio non lo si vuole fare, ma perché si è legata ad una concezione del lavoro molto superata. Avere un legislatore che prova a regolamentare, prova a creare, come dire, un ambiente, dei confini, delle regole, secondo me è qualcosa di positivo. Sono poco propenso all'idea dell'autoregolamentazione. Ecco. Poi vabbè, questa è una prova, diciamo che possono farla loro, sono 4 giorni per 20 settimane l'anno, poi ovviamente questo è quello che fanno sapere le sigle sindacali, poi vabbè, facciamo provare a loro, diciamo che hanno le condizioni per farlo, poi vediamo se funziona e se si può estendere anche ad altre realtà. Il titolo di un film, vai avanti a te che mi viene da ridere, ecco, un po'... più o meno è così. Nel mentre vi do qualche informazione per comunque riempire le nostre giornate, visto che andiamo incontro anche al weekend con il Natale solidale, perché in occasione della giornata mondiale della disabilità vi ricordo questo appuntamento dove potete sostenere il sociale con un dono speciale. Quindi si inizia con la cena solidale di questa sera alle 19:30, poi c'è tutto un ricco programma tra il 2 e il 3 di dicembre con esibizioni artistiche, visite guidate, laboratori
fuori premi e associazioni. Tutto questo ovviamente con incontri, animazioni e musica dal vivo è in Villa Casati Stampa a Cinisello Balsamo, e quindi ovviamente dovete o potete, consigliato, prenotare, quindi al Centro Culturale San Paolo potete fare Eventbrite, si scrive Eventbrite. Esatto, si legge Eventbrite, e prenotarvi. Grazie intanto per essere stati con noi, Alberto Villa, sindaco di Pessano Combornago, Forza Italia. Grazie, grazie a voi, buona giornata a tutti. Grazie anche al sindaco di Arese del PD, Luca Nuvoli. Grazie a voi, buon appetito perché devo ancora mangiare. Ecco, ma ovviamente non spegnete la televisione perché dopo la pubblicità Metropolis torna tra poco. Bentrovati con le news dal settimanale Credere, saluto e ringrazio qui con me il giornalista Paolo Rappellino, bentrovato. Grazie, ben ritrovata anche a te e a tutti i telespettatori. Ecco, rimaniamo a tema perché la vostra storia di copertina è proprio sul clima, su COP28 e sull'impegno di Papa Francesco che, anche se immagino tu ci confermerai che non sarà presente, ma sarà presente nei contenuti. Sì, sì, è proprio così. Devo dire che il Papa ci ha un po' tirato, naturalmente lui stesso probabilmente a malincuore un po' un brutto scherzo, perché noi avevamo fatto la copertina dicendo appunto che Papa Francesco sarebbe stato presente al vertice di Dubai. Così non è, perché lo avranno sentito appunto i telespettatori, il Papa ha avuto qualche problema di influenza, come molte persone in questo periodo, e quindi ha dovuto rinunciare ad un viaggio che comunque per una persona che tra pochi giorni compie 87 anni, in un paese dove sappiamo l'aria condizionata è a palla, con 5 ore di volo in aereo all'andata e 5 ore di volo al ritorno, era evidentemente difficile da affrontare in non ottimali condizioni di salute. Però, come giustamente hai detto, in realtà Papa Francesco non è presente, ma è come se lo fosse. Sì. Un po' perché a questo vertice manderà, par di capire, un video dove appunto dirà ciò che avrebbe detto altrimenti di persona. In realtà gli osservatori dicevano che la presenza di Papa Francesco sarebbe stata importante per ciò che avrebbe detto nell'assemblea plenaria, ma anche poi per una serie di incontri bilaterali, cioè il Papa con singoli leader dei diversi paesi del mondo, nel quale il pontefice avrebbe dovuto tentare di fare quella che si dice la moral suasion, cioè provare proprio a chiedere un punto di caduta per raggiungere degli accordi. Ciò naturalmente Papa Francesco, non essendo presente, non lo potrà fare, e questo può essere un problema per il vertice COP28, ma è pure vero che Papa Francesco non è solo, ha mandato un autorevole rappresentante, il cardinale Piero Parolin, che è il segretario di Stato del Vaticano, quindi diciamo il ministro degli esteri di Papa Francesco, ma poi ha una serie di altri collaboratori, e quindi si spera che questa azione appunto di spinta morale da parte del Vaticano possa funzionare comunque. La COP28 appunto ne state parlando perché è un po' la notizia di questi giorni. Cos'è questo vertice in cui i diversi paesi dell'ONU devono confrontarsi su un problema che ci riguarda tutti, che è l'aumento della temperatura media del pianeta, che oramai sta toccando 1,4-1,5 gradi. Che non è poco. Non è poco, perché gli scienziati dicono che, anche se può sembrare niente, un grado, è come un grado di febbre, lo senti. E la stessa cosa sta succedendo appunto nel pianeta. Si cominciano a sciogliere i ghiacci, si alzano i livelli dei mari, c'è questo fenomeno del Niño, per cui appunto l'oceano sta scaldandosi, si riscalda la temperatura dell'acqua, e questo cambia proprio la rotazione, diciamo così, delle nuvole, del maltempo nel pianeta, e tutto questo provoca inondazioni, allagamenti e in altre zone del pianeta la desertificazione. Allora uno dice, ma perché il Papa si preoccupa di queste cose? È mica meteorologo? No, il Papa si preoccupa di queste cose perché, come ha spiegato nell'enciclica Laudate Deum, brava, ho avuto un momento di lapsus, ma prontissima Stefania mi corre in soccorso. Come ha spiegato nell'esortazione apostolica Laudate Deum, si tratta di affrontare il tema dal punto di vista dell'ecologia integrale, cioè l'ecologia non riguarda solo la vita degli uccellini, dei fiorellini e dei ghiacciai, ma quando il clima cambia, cambia la vita della gente. Si alza il mare, devi abbandonare i villaggi costieri. Si forma desertificazione, devi abbandonare alcuni terreni che non sono più coltivabili, e magari provochi anche delle migrazioni di masse. Poi ecco che ti trovi masse di migranti che arrivano magari in Europa. A farne le spese però sono principalmente non certo i ricchi,
che in qualche modo trovano una soluzione, hanno l'aria condizionata, sono le popolazioni povere, quelle che già magari facevano fatica a trarre un sostentamento da un campo già povero, che già dovevano pescare in un mare non più così pescoso. La preoccupazione del Papa quindi è quella di correre in soccorso di quelle popolazioni che per prime pagano gli effetti del cambiamento climatico. E se ci pensate, quando guardiamo i telegiornali, le alluvioni più gravi, i tifoni, guarda caso, capitano sempre nei paesi già sfortunati di per sé. Ecco. Cosa farà il Papa? Ma secondo gli esperti che noi abbiamo sentito dalle pagine di Credere, poi lo potrete leggere nel dettaglio, la sua azione sarà quella di chiedere comunque a questo punto di prendere delle decisioni. Sì. Magari piccole, ma che siano decisioni vere. Perché fino ad oggi i vertici dell'ONU hanno detto tante dichiarazioni di intenti, ma poi non si è arrivati ad un accordo. A una cosa concreta. Devo dirti, un primo segnale incoraggiante ce l'abbiamo, perché è notizia di oggi. Ieri, nella prima giornata, già è stato raggiunto un accordo per un fondo economico che funzionerà un po' come un'assicurazione. Cioè, quando un'alluvione, un tifone colpirà un paese, ci sarà l'ONU che avrà a disposizione, tramite questo fondo depositato sulla Banca Mondiale, la possibilità di risarcire i paesi colpiti. È un fondo piccolo, basterà non per moltissimo tempo, però è già un piccolo segnale. Gli Emirati Arabi, che sono il paese che ospita questo vertice, naturalmente paese molto ricco con il petrolio, ha fatto la sua parte già donando una parte significativa. Perché l'altra questione è: ma come fai un vertice sul non usare più il petrolio e lo fai negli Emirati Arabi? Cosa che è stata detta, infatti. Greta Thunberg, per esempio, si è lamentata, ma l'hanno detto in tanti. Ecco, in realtà Papa Francesco vuole proprio utilizzare il fatto che lui ha un buon rapporto con questi paesi, pur essendo musulmani, perché lì già aveva firmato la dichiarazione sulla fratellanza umana insieme al grande imam della principale moschea egiziana. Una dichiarazione che chiede proprio alle religioni di collaborare per la pace nel mondo e la salvaguardia del pianeta. Quindi probabilmente, grazie al fatto che lì ha già dei buoni rapporti, dovrebbe riuscire a fare sì che questi paesi che producono il petrolio dicano: ma siamo interessati noi per primi a trovare una soluzione che ci porti a trovare nuove forme di energia, perché comunque anche loro prima o poi il petrolio lo finiranno. Dai, speriamo in bene, vedremo un po' cosa succederà. Assolutamente, ma siamo assolutamente speranzosi visto l'intervento da parte sua. Nel mentre, nelle pagine, sfogliando le pagine di Credere, troviamo anche sulla guerra in Ucraina un luogo a Leopoli dove si prova a costruire la pace. Sì, è una storia di quelle che un po' ti allargano l'anima, ecco, perché sentiamo continuamente purtroppo notizie drammatiche dalla striscia di Gaza, dall'Ucraina, dalle tante altre guerre che infiammano il pianeta. La nostra giornalista è andata però ad incontrare questa realtà a Leopoli. Siamo in Ucraina, ma verso il confine con la Polonia, quindi una zona dove direttamente in questo momento non c'è una guerra guerreggiata, anche se anche lì ogni tanto qualche missile arriva. A Leopoli opera la comunità di Sant'Egidio, che è questa organizzazione nata in Italia, a Roma, nella chiesa di Sant'Egidio a Trastevere, da cui prende il nome, che ha una lunghissima tradizione di mediazione nei conflitti e che lì ha dato vita a una scuola innanzitutto per i bambini sfollati, perché appunto dalla parte dell'Ucraina, dove ci sono più combattimenti, molta parte della popolazione si è spostata più verso i confini con la Polonia, e lì quindi ci sono popolazioni di sfollati. Allora la prima azione che fa la comunità di Sant'Egidio naturalmente è quella di accogliere gli sfollati e offrire delle attività per i bambini, e poi tutte le classiche attività caritative, distribuire abiti, distribuire cibo. Ma il grande lavoro che fa lì la comunità di Sant'Egidio è anche quello di in qualche modo ricostruire gli animi, ricostruire il cuore, perché è ciò di cui lì c'è un po' bisogno. Pensate a queste persone che hanno dovuto lasciare la loro casa, che magari hanno i loro parenti maschi che sono al fronte, arruolati nell'esercito. Intanto conosciamo qualche storia ed è veramente straziante. È proprio così. E allora ecco, meno male che ci sono delle persone che provano, come sta facendo appunto lì la comunità di Sant'Egidio, a mettere qualche seme di speranza.
speranza. E poi si sa, seme di speranza aggiunge seme di speranza. Speriamo si arrivi anche ad una mediazione tra la Russia e l'Ucraina, perché si possa trovare un punto di accordo. Certo, al di là di tutte queste cose che comunque fanno anche la differenza nel mentre, come voi ci avete bene raccontato. Siamo in periodo prenatalizio e iniziano gli allestimenti, iniziano anche i classici mercatini, e proprio voi ci avete portato in Alto Adige. Ci vuole un po' anche di luce, ci vuole un po' di profumo di zenzero, un po' sì, di profumo di vin brûlé. Da tutto, beh, questo, insomma, ci sta, anche se significa poi anche affrontare il Natale anche dal punto di vista della fede, che comunque è una festa di luce, di speranza, di nascita. E allora noi appunto portiamo i nostri lettori questa settimana in Alto Adige, a Bressanone, dove c'è uno dei mercatini di Natale più spettacolari. Che bella, guarda che bella immagine. Eh sì, questa piazza con il Duomo di Bressanone, l'albero di Natale, i banchetti illuminati verso il calare del sole, davvero dà un po' senso di Natale. Questo mercatino ha una lunga storia, è stato, pensa, il primo mercatino insieme a quello di Bolzano portato in Italia, perché è una tradizione dell'Austria, della Germania, sì, in Alto Adige, popolazioni appunto di lingua tedesca, sono stati un po' i primi a cogliere questa idea di marketing, perché sì, si sa, insomma, è anche un'idea per attirare turismo. E nel 1991 è stato organizzato questo primo mercatino di Natale. Ma il mercatino di Natale per noi di Crede era un po' l'occasione per andare a scoprire Bressanone, sì, con i suoi tesori artistici e di fede. Bressanone è una città con una lunghissima storia, era sede vescovile di questi principi vescovi, perché in Alto Adige il vescovo era anche principe del territorio, la stessa cosa avveniva anche a Trento e a Bolzano, e Bressanone appunto era l'antica sede del principe vescovo di questa zona, e quindi c'è il suo palazzo da principe vescovo, che oggi è stato trasformato in un museo, dove c'è una bellissima, tra l'altro, collezione di presepi. Oh. Sappiamo che l'Alto Adige, in alcune valli in modo particolare, c'è tutta quella tradizione dei presepi in legno scolpito. Ecco, lì se ne può avere davvero un saggio molto piacevole. Sono sempre bellissimi da vedere. Sono questi, bellissimi. Poi c'è quel profumo del legno, no, che senti attraverso queste statue scolpite. E poi il chiostro della cattedrale di Bressanone, che ha un ciclo di affreschi di epoca gotica, una vera e propria Bibbia di epoca gotica, quindi siamo intorno al 1300-1400, dove gli artisti realizzavano quella che viene chiamata la Bibbia dei poveri. Mm. Perché sostanzialmente i poveri non sapevano leggere, erano sì, analfabeti nel Medioevo, e quindi i disegni rappresentati sui muri delle chiese, anche in questo caso appunto dei chiostri, erano un modo per raccontare le storie della Bibbia. E poi ancora la cattedrale, che invece è in stile barocco, quindi tutta questa luce dell'oro, eccetera. E poi una gita, suggeriamo, nei pressi, sì, di Bressanone, per visitare l'abbazia di Novacella, che, pensa, è ancora un'abbazia abitata dai monaci ed è la principale abbazia in Italia per produzione di vino. Cioè, questa abbazia era proprietaria di vigne fin dal Medioevo, ma le ha mantenute e ancora oggi produce il vino dei monaci. Oh. E quindi l'occasione è quella di visitare l'abbazia, ma magari vedere anche le cantine, fare qualche assaggio. Ci scaldiamo, visto che brava, andiamo in periodo d'inverno, esatto. Va bene, grazie. Poi nel nuovo numero di Credere ovviamente abbiamo anche i riferimenti per organizzare meglio tutta questa gita. Grazie a te, alla redazione, Paolo Rappellino. Come sempre voi, grazie per l'ospitalità che ci date. E noi ci vediamo tra poco.